Andrea, vittoria consecutiva numero 12, palazzetto pieno in un big match con Trento che è stato molto difficile all'inizio, lo è stato poi tutta la partita. Brava la tua squadra a reagire dopo il primo parziale. Beh sì, sapevamo sarebbe stata difficile, abbiamo patito molto in ricezione nei primi due set, poi siamo stati bravi a stare calmi, a reagire, mettere a posto la ricezione. Siamo messi un po' in discussione, abbiamo lavorato benissimo il muro difeso, oggi il muro è stato fondamentale, che mi è piaciuto molto. Insomma, ogni partita ha una storia a sé, oggi siamo stati bravi a sfruttare quello che avevamo, sia noi che loro veniamo da trasferte molto lunghe, con pochi allenamenti e tanti viaggi. Ovviamente lo svantaggio di dover venire qua si è visto, i ragazzi di Trento secondo me erano più stanchi l'ultimo set, questo ci sta, fa parte del gioco, però l'importante è continuare a reagire quando siamo in difficoltà e a credere alla vittoria. Giovedì arriva Modena, un'altra partita importante, il nostro cammino è importante magari non tanto per la classifica ma per la crescita, no, della tua squadra. Cioè, non è che tutte le partite sono importanti, altrimenti non ci saltiamo fuori, ragazzi. Io penso che in questo momento la partita per noi clou sia dura in Champions League. Quella è una partita che dobbiamo veramente andare là, portarcela a casa e bene, perché è vitale fare punti in classifica in Champions prima del Mondiale di Club. Sapete benissimo che siamo sempre impegnatissimi e di conseguenza giocheremo tutte le partite per vincere, ma siamo consapevoli che alcune partite hanno un valore diverso in questo momento della stagione. Durena ha un valore diverso, ovviamente Modena è una grandissima squadra, grandi campioni. Cosa ti posso dire? Che non giocheremo? No, affronteremo con grande rispetto, grande determinazione. Vediamo un po' come reagiranno i ragazzi dopo domani, che abbiamo un giorno libero dopo 10 giorni. Insomma, hanno la possibilità di riposare un po' e poi prepareremo questa gara. Bene, grazie Andrea. Le volevo chiedere una considerazione su questi 17 muri, un numero importante in 4 set. Ma ribadisco, no? È una cosa importante. Sto cercando di porre attenzione a questo fondamentale, anche prima dell'incontro, anche nell'allenamento di ieri abbiamo cercato di lavorare, però quando in genere i lavori sono fondamentali i risultati non arrivano mai, invece per una volta sono arrivati. Però insomma, so che il fondamentale del muro è molto complicato, quindi non è il caso di essere troppo contenti per questa vittoria o questi risultati. Dobbiamo crederci, ribadisco, dobbiamo essere preparati nei momenti importanti. Il momento importante sarà in Brasile tra poco meno di un mese. Andrea, questa è una piazza che vuole vincere, che è stata costruita per vincere, quindi a volte non è neanche facile lavorare dove si deve sempre vincere quasi per forza, no? E la Supercoppa ti ha dato tranquillità, ti ha dato tempo per lavorare, sei già campione in inverno con largo anticipo, anche questo ti darà tempo per lavorare e stare tranquillo? Hai detto bene, ho avuto la fortuna di avere buone scuole, perché ho allenato la nazionale italiana, la nazionale polacca, dove non ci sono altri risultati che la vittoria. Se non vinci sei all'uscio, no? Si dice a casa mia. Qui è così, qui so di avere una grande squadra in mano, grandi giocatori, sono ragazzi straordinari, con un grande temperamento, con un grande spirito d'insieme, e quindi insomma penso e spero di poter fare un buon lavoro.